Anche se escluse dalla tredicesima mensilità, le attrici cinematografiche hanno tutte in serbo qualche soldino per le compere della Befana. Giorgia Moll è indecisa. Le suggestioni di un grande magazzino colmo di giocattoli e di oggetti fatti apposta per accendere la fantasia sono irresistibili. In ogni donna, attrice o meno, sonnecchia la bambina. Quando poi, anagraficamente, si è, come Giorgia Moll, più vicini all'infanzia che alla maturità, resistere alle tentazioni è ancora più difficile. Sempre consigliabile pagare di tasca propria. Infatti a Giorgia Moll l'ex fidanzato John Barrymore prima regalò un brillante, poi andò a riprenderselo con gli usceri e sposò un'altra donna. Giorgia Moll adesso conserva gli scontrini di cassa anche quando compra gatti di stoffa e birilli per i giochetti serali.